Agli inizi del Novecento c'erano stati i trattati dell'Aia riguardavano essenzialmente lo ius in bello, cioè fate pure la lotta, però vietato cavare gli occhi, ecco, poco più. Invece, dopo la Prima Guerra Mondiale, partono sforzi di varia natura, con varie intenzioni, insomma, a un certo punto si arriva e qui ci siamo, no? Al patto Briand-Kellogg, che fra il 28 e il 29 definisce la guerra un crimine internazionale. La guerra d'aggressione, la guerra di primo acchito, non parla della guerra di autodifesa. Quando glielo fanno notare, quelli rispondono, beh, ma quella è ovvio che la si può sempre fare. Allora, prima obiezione, voi capite che cosa vuol dire quella è ovvio che la si può sempre fare? Vuol dire che si lascia a ciascun soggetto il diritto all'interpretazione. Cioè, si dice, io adesso attacco quello lì perché quello lì in realtà mi sta attaccando. Perché la guerra ha una valenza esistenziale, cioè in guerra, adesso soprattutto, non è più la guerra appunto dei principi, dei monarchi assoluti che rischiano 20.000 uomini sul campo, erano soldi comunque rischiano 20.000 uomini sul campo di battaglia, adesso la guerra vuol dire rischiare sostanzialmente la sopravvivenza dello Stato. Sostanzialmente questo. Cioè, da una guerra persa non vengono fuori i vecchi ceti politici, da una guerra persa, se va bene, viene fuori uno Stato mutilato, probabilmente uno Stato che ha dentro di sé una rivoluzione, insomma una guerra persa è un colpaccio. Ecco. E quindi dire la guerra di difesa è sempre ammessa, caro mio, ma insomma questa è una falla. L'altra falla fondamentale è che si dice la guerra è un crimine internazionale, ma non si dice come viene punito questo crimine e da chi. Cioè, se vuoi giuridificare la scena internazionale devi essere così bravo da dire non solo la guerra, cioè l'omicidio è un crimine e vabbè, poi mi devi dire quanto costa in termini di anni di galera e come si fa a processare l'omicida, chi lo processa, sulla base di quale codice. Vi dico queste cose perché questo è il processo di Norimberga. Il processo di Norimberga viene... Allora, fra una bomba atomica e l'altra, cioè fra il 6 agosto e il 9 agosto del 45, l'8 agosto, a Londra, i rappresentanti delle potenze alleate si incontrano e costituiscono il Tribunale Internazionale di Norimberga, che giudicherà entro certi livelli, poi qui è molto complicato, ma insomma i principali responsabili della guerra. Perché? Perché c'è il patto Briand-Kellogg e la Germania l'aveva firmato. Perché nel 29 la Germania era ancora uno Stato civile e quindi firmava il patto Briand-Kellogg. E quindi quelli che hanno preso vivi li hanno portati a Norimberga dicendo tu sei accusato di cospirazione contro la pace e di guerra d'aggressione. Prima domanda è ma chi ha mai detto che la guerra d'aggressione sia un crimine? La guerra d'aggressione è un normale esercizio della sovranità. L'abbiamo persa, ok, l'abbiamo persa, però non era stato un crimine. Risposta, errore. Qui c'è scritto che è un crimine, quindi è un crimine. Proprio questo è stato l'argomento di tutti gli avvocati difensori. Non c'è... La guerra d'aggressione è un crimine, ma non è una fattispecie. Non c'è stato modo e quindi alcuni sono stati prosciolti, altri condannati a certi anni di carcere, una dozzina a essere impiccati.
E soprattutto è partito la giuridificazione, il tentativo di giuridificazione delle relazioni internazionali e quindi di abrogazione della guerra d'aggressione, che è l'ONU. L'ONU è un club per iscriversi al quale si deve rinunciare lo Stato, perché è un club di Stati, che ha come obiettivo la difesa della indipendenza degli Stati, non il soccorso dei diritti umani. Quello è venuto molto dopo, negli anni 90. La responsibility to protect è stata teorizzata negli anni 90. Quando è nato era un club di Stati. Per iscriversi a quel club dovevi rinunciare al diritto sovrano di fare la guerra, per primo. E noi, che come immagino sapete, siamo entrati nell'ONU nel 1955 perché non ci volevano, perché eravamo brutti, sporchi, cattivi e sconfitti, abbiamo preparato il nostro ingresso nell'ONU con l'articolo 11 della Costituzione, con l'articolo 9 della Costituzione, cioè con la formula l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Non ripudia la guerra e basta. Tant'è vero che in tre o quattro articoli seguenti si spiega, no, chi la dichiara, chi la proclama e chi la conduce. E fino ai primi anni 90 si diceva pure che in tempo di guerra vigeva il codice penale militare di guerra, che prevedeva pure la pena di morte per fucilazione. Per cui abbiamo semplicemente fatto, detto e messo in forma scritta quello che l'ONU chiede quando, per entrare. Badate, ripudiare è un concetto che si applica alle mogli, e vabbè, e alla guerra, cioè a qualche cosa che è tuo e che tu deliberatamente allontani da te. Cioè non c'è scritto l'Italia non ha il diritto di fare la guerra, al contrario c'è scritto l'Italia come Stato sovrano ha il diritto di fare la guerra, e proprio perché quel diritto ce l'ha, lo ripudia. Ragazzi, se no, cioè, i costituenti sapevano scrivere. L'Italia è uno Stato sovrano, come tale ha lo ius ad bellum, come può stampare moneta, come può difendere i confini, può levare la leva, come può levare le tasse, così può fare la guerra. Ma noi non la faremo, cioè non adopereremo la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali, cosa che ogni Stato sovrano, se vuole, può fare, correndo l'unico rischio di perdere la guerra. No? Se abbiamo una disputa con San Marino, intorno al moscato di San Marino, noi non possiamo dichiarare guerra a San Marino. No. Tutto lì. E poi soggiacciamo alle limitazioni di sovranità necessarie in parità rispetto agli altri. Per cui non è questo articolo suicida, karakiri. È un articolo civilissimo, normalissimo, in cui si dice vabbè, abbiamo perso la guerra, però adesso facciamo finta che non c'è mai stata la guerra, d'ora in poi non faremo più la guerra perché pensiamo che il costo umano sia troppo alto. Oh. E quindi parte una struttura universalistica. È la struttura dell'ONU. Chi può fare la guerra? A chiunque, a che condizione? Di essere l'aggredito. Poi è meglio se glielo dice il Consiglio di sicurezza, però è chiaro che sul primo momento ti puoi anche difendere da solo. E se quello non ce la fa e sta perdendo, cosa succede? Che il Consiglio di sicurezza dà ordine a qualcuno di forte e robusto di correre in aiuto di quello là. Cioè, è la polizia, è il concetto di polizia internazionale, dove il soggetto della polizia, dove il capo della polizia è l'ONU e gli agenti di polizia sono di volta in volta quelli che si prestano a ripristinare l'ordine. Questo sulla carta, eh? Ecco.
Questa cosa è successa, per quel che ne so io, nel caso della Corea e nel caso della prima guerra in Iraq, prima guerra del Golfo. In entrambi i casi, per motivi diversi, era fuori gioco l'URSS. Nel primo caso era fuori gioco perché non aveva capito bene come funzionava il Consiglio di Sicurezza e allora per protesta non c'era andata e quelli hanno detto bene e hanno fatto la cosa, hanno fatto l'obbligo agli americani di andare a rimettere ordine in un'aggressione, perché era un'aggressione. Ci siamo andati anche noi, con un ospedale da campo, ma ci siamo andati. Nel secondo caso perché semplicemente l'URSS stava agonizzando o era in fase di dismissione e quindi non aveva la forza di intervenire. E lì effettivamente si è ricacciato l'aggressore con qualche sforzo in Corea, oltre il confine da cui era uscito e ci si è fermati. Lo stesso nella prima guerra del Golfo, cioè liberato il Kuwait, non è che c'era la strada aperta su Baghdad, si poteva andare a Baghdad, prendere Saddam e metterlo in galera, buttare via la chiave o fare qualunque altra cosa, no, si sono fermati. Tutti gli altri casi lasciamo perdere, ecco. In tutti gli altri casi lasciamo perdere. Perché? Perché, come sempre, dietro la teoria, in questo caso, universalismo come giuridificazione, assenza di struttura metafisica, qui non si parla di bene e di male, si parla semplicemente di torto e ragione dal punto di vista meramente giudiziario, dietro c'è invece una struttura reale del mondo. La struttura reale del mondo era il bipolarismo fra due universalismi. Universalismo liberal-democratico capitalistico, tecnologico-marittimo anglosassone e l'universalismo comunista, che erano fermi, appiccicati l'uno contro l'altro e guai se si muoveva un atomo, in Europa soprattutto, e ciascuno faceva pulizia in casa propria come voleva, con i sistemi che preferiva. Come tutti sapete, i sistemi russi erano rozzi, i sistemi americani in Europa erano un filino più raffinati, in Sud America no. Poi c'erano delle fasce di sovrapposizione lontanissime del Vietnam, dove qualcuno si faceva del male, e anche molto. Ecco. Ma insomma, la struttura del mondo era veramente una struttura duale, dove la guerra era impossibile, perché la grande guerra, la vera guerra, era impossibile. La pace era altrettanto impossibile, e si guardavano l'un l'altro come due gladiatori. No? Certo, tutti dicevano che c'è l'universalismo giuridico dell'ONU, in realtà c'erano due universalismi bloccati l'uno contro l'altro. Il tutto, come sapete, finisce. Un gladiatore muore per sfinimento e l'altro dilaga. Diciamo così, il modo di produzione dell'altro dilaga, non è che c'è tutto sto dilagare delle democrazie, c'era il dilagare del capitalismo, quello sì. E certamente c'è un dislivello di potenza tale all'inizio della globalizzazione fra gli Stati Uniti e il resto del mondo che gli Stati Uniti si possono permettere qualunque cosa sostanzialmente. Si possono permettere di essere veramente gli sceriffi del mondo, che vuol dire farsi gli affari propri, senza badare ad alcuna forma di legalità internazionale. No,
Per cui quando sono provocati, come le due torri, si limitano a radere al suolo l'Afghanistan e l'Iraq e poi pigliare la gente e metterla a Guantanamo. Che cos'è Guantanamo? Boh, non si è ancora capito. Un buco nero giuridico-politico e nessuno gli può dire niente. Però certamente la struttura è universalismo giuridico di facciata, quasi universalismo economico-militare dal punto di vista empirico e punteggiato, come tutti gli universalismi, da eruzioni cutanee, che sono i terrorismi. No? Per cui l'universalismo deturpato dai terrorismi, che vuol dire che c'è qualcosa che non funziona se ci sono troppi terrorismi in giro. Ma insomma, questo è stato. Dopodiché, ecco, ma la guerra a questo punto era diventata o qualche cosa di molto lontano da noi. Guardate, ci sono realtà in questo mondo che dentro la guerra ci sono da decenni, per cui dobbiamo pensare che siamo noi ad avere più o meno deliberatamente disimparato a ragionare sulla guerra, anche se ne abbiamo avuta una, quella di prima metà degli anni 90 in Jugoslavia, mica male, ecco, cioè era al di là dell'Adriatico, c'erano guerre vere e anche vecchio stile, cioè guerre di liberazione nazionale. Però abbiamo deciso di dire che la guerra era uscita dai radar, e che il mondo aveva sì problemi, ma fra questi problemi almeno l'Occidente non metteva in conto la guerra. Il che spiega, tra l'altro, la enorme difficoltà davanti alla quale ci troviamo, le opinioni pubbliche si sono trovate quando la guerra ha bussato alla porta nostra. Ecco. Perché in realtà la guerra non era mai andata via. Noi ci siamo dentro, cioè la struttura di guerra di questo pianeta noi non la vediamo semplicemente perché ci siamo dentro. Ma per vederla bisogna rispolverare discipline che adesso sono diventate di moda, ne parli anche al bar, ma insomma fino a 4-5 anni fa era vietato farne il nome, cioè geopolitica. Ma se uno prende un manuale elementare di geopolitica e prende un atlante geografico, vede che noi siamo da sempre dentro, non a un universalismo giuridico, per carità, e nemmeno eravamo dentro a un dualismo di imperi, no, no. Eravamo dentro a un mondo costruito sulla base dell'insegnamento geopolitico tedesco, svedese, francese, inglese, americano, costruito dagli americani. Cioè, costruito sulla base dell'ipotesi fondamentale della geopolitica, cioè che quelle che loro chiamano Rimland, le terre di confine fra il continente e il mare, le terre del bordo, no? Devono essere in grado di contenere la grande massa continentale, la quale tende a scendere verso gli oceani e va fermata. Se tu sei, naturalmente, se sei un geopolitico occidentale, va fermata, possibilmente va divisa. Possibilmente va divisa. Per controllarla, perché chi controlla la massa continentale controlla il mondo. Allora, siccome non puoi andare direttamente sul Pamir, perché è scomodo, come minimo cerca di dividere che cosa?
cerca di dividere l'URSS dalla Cina. Ed ecco che Kissinger, che da bravo tedesco le cose le sapeva, che spiega a Nixon, guarda che qui c'è solo una cosa da fare, sposare i cinesi. Prima cosa. Seconda cosa, c'è da tenere fermo il nostro dominio del mare. Guardate, gli americani hanno dominio per terra, per mare, nell'aria, quel che volete, ma per mare sono implacabili, cioè proprio non deve passare uno spillo, ecco, non deve passare uno spillo. Loro la chiamano libertà dei mari, vuol dire noi con le nostre portaerei andiamo dove diavolo ci pare. Ecco. Terzo dogma, noi chiudiamo, sigilliamo tutto il vecchio continente. Con che cosa? Con le nostre alleanze politico-militari, tutte. Allora, cominciate dall'alto e vedete, no? Islanda, che è praticamente un pezzo di Stati Uniti, Norvegia, Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo, fino al Marocco. Girate, e ci siamo noi, girate, c'è la Grecia, girate, Turchia, pezzo fondamentale, la Turchia. Poi girate un po', una volta c'era l'Iran, l'unico buco che gli si è formato, e il motivo per cui appena potranno gli tireranno il collo, l'unico buco che gli si è formato. Poi c'è l'India, che è troppo grossa per essere mangiata, ma insomma per fortuna noi abbiamo il Pakistan, così ce lo giochiamo contro l'India, e poi tutto il sud-est è tutto nostro. Uno dice, ma come avete appena perso in Vietnam? Dice, sì, ma cosa ci importa? Dopo l'hanno capito, cosa ci importa del Vietnam? Quello che conta è la Thailandia, la Malesia, l'Indonesia, poi risalite, le Filippine, il Giappone e la Corea. E vieni fuori di lì se ci riesci. E infatti non ci riesci. Per cui quei disgraziati stanno dentro il Mar Cinese Meridionale. Appena mettono fuori un atomo di naso, glielo tagliano. Naturalmente, dietro c'è l'Australia e la Nuova Zelanda. E questo è. E questa è una struttura di guerra. La puoi girare come ti pare. Questa è una struttura di guerra. Dice, ma è la nostra guerra. Per carità, chi lo nega? Può benissimo essere la nostra. Però, insomma, la domanda è, ma i cinesi, perché di questo si parla, hanno diritto di provare a costruire loro un'egemonia analoga, o sta scritto invece che questa è l'ultima egemonia oltre la quale ci sono l'Armageddon, punto interrogativo?